Continua. Si è conclusa la 3 giorni in Iraq, Kurdistan e Kuwait del ministro della difesa Guerini. La lotta al terrorismo, afferma, è una priorità per l'Italia. La corrispondente Lucia Goracci. 45.000 peshmerga addestrati in 5 anni nel solo Kurdistan iracheno. È un bilancio positivo quello dell'Italia in Iraq, ma il lavoro non è finito. L'Italia è in prima linea nella lotta al terrorismo, continuerà a svolgere il proprio ruolo con impegno e con la professionalità dimostrata dai nostri militari impegnati. Non è tempo di smobilitare, anzi, la missione NATO in Iraq va, se possibile, rafforzata. Il ministro Guerini incontra le istituzioni e i vertici militari iracheni in un momento delicato per il paese, con gli Stati Uniti che paventano la chiusura, fatto che sarebbe clamoroso, della loro ambasciata a Baghdad se il premier al-Khadimi non riuscirà ad arrestare i sempre più frequenti attacchi per mano delle indomite milizie filo-iraniane. Episodi che l'omicidio mirato americano a Baghdad del generale iraniano Soleimani nel gennaio scorso ha accelerato. Guerini ha visitato anche i soldati italiani della base di Erbil, sfiorata all'epoca proprio dalla rappresaglia a colpi di missili di Teheran. Dimenticato dalle cronache, ma tutt'altro che pacificato l'Iraq, con i civili a fare le spese delle irrisolte rivalità. I razzi Katyusha, che erano probabilmente diretti, si sospetta, dalle milizie sciite contro l'aeroporto internazionale di Baghdad, hanno ucciso una famiglia di 6 persone, donne e 4 bambini. Abbiamo parlato del campionato di Serie A a rischio sospensione.